Napoli è ingombrante. Napoli è una di quelle metropoli che lascia il segno a chi la visita. La cosa unica di Napoli è questa capacità di saper accogliere. Diciamo che siamo dei meravigliosi bastardi, cioè abbiamo un sangue ricchissimo di contaminazioni. E vivere a Napoli è impossibile, vivere con discrezione. Perché noi andiamo negli altri posti, nelle altre città, e andiamo sempre carichi di entusiasmo. È vero o non è vero che dopo 2 o 3 giorni, questo fa parte sempre dello status mentale napoletano, dice ma non mi fire stavoli, sturna a casa. Napoli è anche questo, questa energia che vuole contagiarsi delle conoscenze degli altri popoli, ma vuole sempre comunque rifiltrarle attraverso il suo orientamento. Perché Napoli è così, perché Napoli è contraddittoria, perché Napoli è bianco e nero, è chiaroscuro, ma d'altra parte se uno non scende proprio agli inferi e vede le tenebre, come fa ad apprezzare la luce? No? Numero 27, ci vediamo dopo, va bene? Numero 27, ciao, ci vediamo e arrivederci. Io la mattina lascio questo attrezzo pubblico e mi dedico sempre un po' pure per il sociale, per la città. Molte persone mi chiedono, vogliono essere aiutati in piccoli problemi e io onestamente mi do da fare. Infatti io sto da parecchio, questo ragazzo vuole qualche numero, vieni qui che te lo do il numero. Dove scappi? Se ne è scappato. Eccoci qua, più o meno a quest'ora iniziano le riprese in esterno di Un posto al sole. Questo è il famoso castelletto, là dietro vedete si affaccia il Vesuvio che è protagonista con noi di questa serie, come è protagonista tutta Napoli. Anzi, diciamo che il valore principale di questa serie c'era proprio il fatto di essere girata a Napoli, non si sarebbe potuta fare altrove. Io sono mancato 20 anni da Napoli, ma tornando mi sono reso conto che non avrei potuto vivere altrove, cioè ho vissuto un po' dovunque, ma gli stimoli che arrivano qua, infatti pure qua, se bisogna iniziare a girare alle 7, io devo uscire alle 6, devi prevedere il quarto d'ora di chiacchiere al bar, il quarto d'ora di persone che ti fermano, che poi non solo ti fermano, non come Patrizio, ma come Raffaele, quindi vogliono scherzare subito a prima mattina col freddo o le cose, subito ti chiedono di essere simpatico, allegro, comunicativo, guai se io sto serio o nervoso, cioè la gente rimane malissimo, quindi questo mi induce ad avere un buon umore, per forza. La cosa unica di Napoli è questa capacità di sapere accogliere, diciamo che siamo dei meravigliosi bastardi, cioè abbiamo un sangue ricchissimo di contaminazioni, insomma io non saprei vivere altrove, questa è la mia città. Doors opening. Ah, come ci sta prima a San Gennaro qua. Allora, birra. E acqua. Alfonso! Dammi un po' una mania. Ecco qua. Hai affova. Ormai vivo a Londra da più di 6 anni. Sono fiera, contenta dell'esperienza fatta, delle opportunità che mi sono state date, della capacità di parlare una nuova lingua, di tutte le persone che ho conosciuto, perché comunque noi napoletani abbiamo la capacità di sentirci a casa anche se non siamo a casa. Buongiorno! Pasquale, ci sei? Oi, bella! Che ci dice? Bene, bisogna però di un caffè. Un caffè, subito! Grazie. Stasera c'è la partita, eh? Sì, lo so. Ci sono, componente. Bella, allegra, sotto. Carica. Grazie alla mia napoletanità, devo essere sincera, riesco sempre a portare un po' di Napoli
Io dico proprio tutti i giorni, nella mia capacità di sopravvivere comunque in un paese straniero, però Londra non è Napoli, diciamocelo chiaramente. Il napoletano all'estero è orgoglioso. L'altro giorno ho incontrato un maestro della tradizione della musica napoletana che mi raccontava che quando lui va a fare i concerti in giro per il mondo la gente ci dice mai te torti schiaffa faccia, cioè come se quando c'è qualcosa di positivo di Napoli toglie quella patina di negatività che certe volte circonda l'essere napoletano. In realtà ci sta molto pregiudizio sulla nostra città anche all'estero. Se non fossi stato napoletano doc non potevo mai resistere a fare il sindaco in questo momento storico, tra tante difficoltà, tanti ostracismi, tanti ostacoli, e si pensa che le cose positive della nostra città siano solo, non so, il Vesuvio, la pizza, il mandolino. Non è così. Un salvataccio guardare la coppa, sicuramente risulta ridicolo, con tutte queste velannanze all'occhio, noi figli che sta terra e che sta vita, noi che parliamo troppo spesso, pure senza essere interrogati. La voce, la parola e il suono mi accompagnano costantemente tutto il giorno. Napoli è una casa madre, è un punto da cui si parte e si ritorna inesorabilmente. È naturale che in questo processo di rapporto costante con la casa madre è fondamentale la consapevolezza della propria identità culturale. Noi da sempre parliamo di scambio, di contaminazione. Napoli vuole una contaminazione felice, nel senso vuole essere cosciente della propria identità. Io dico, siamo coscienti della nostra identità. Da questo, secondo me, ne nasce una contaminazione felice, quindi non più colonizzazioni, né culturali né colonizzazioni in genere. Napoli è anche questo, questa energia che vuole contagiarsi delle conoscenze degli altri popoli, ma vuole sempre comunque rifiltrarle attraverso il suo orientamento. Essere napoletani vuol dire essere questo, cioè avere voglia di andare e di ritornare. Essere napoletani vuol dire voler conoscere le cose che esistono nel mondo, ma filtrarle sempre attraverso il proprio modo di vivere e di sentire le cose. Essere napoletano e non esserlo anche, nel senso di mettere in discussione questo stato di coscienza. Ma essere napoletano innanzitutto è l'orgoglio di avere una radice molto forte, e questo secondo me è una cosa importante che noi viviamo costantemente ogni giorno. Se Napoli è la mia casa, Napoli è casa mia, è l'Italia casa mia. Se l'Italia è casa mia, l'Europa è casa mia. Se l'Europa è casa mia, o mare è casa mia. E se o mare è casa mia, i continenti sono casa mia. Ma se loro sono casa mia, e a terra a casa mia, o munni a casa mia, e se o munni a casa mia, l'universo a casa mia, Napoli è a casa mia. La moda è sempre stata la mia grande passione. Da piccolina ero già una ragazza molto estrosa e fuori dalle righe. I miei genitori dicevano che non c'era futuro per me qui a Napoli, quindi volevano che io facessi tutt'altro, e invece no, li ho fatti ricredere e attualmente a Napoli sto creando una mia realtà. Essere una designer a Napoli. Odio e amore per questa città. Devo dire la verità, quando ero più piccola non l'apprezzavo. Attualmente l'apprezzo molto di più. E ti dà molte occasioni se le sai cercare. Dolce & Gabbana, Riccardo Tisci e anche all'epoca grande Gianni Versace si sono ispirati a questa città sia per le loro opere che per la messa in scena delle loro sfilate e di vari shooting. Questa città ha una rarità e un'unicità che le altre città per me non hanno, non posseggono, perché abbiamo soprattutto grande cuore e ci mettiamo il cuore in quello che facciamo, e non è una banalità, ma è davvero quello che penso. Prego, prego! Assaltato, voglio! Quanti ne siete? Siamo 20! 20? Ah, no, come? Ma non ho capito, con un marino, signori, grazie!
Assaltato, prego! Voglio venire che se vanno a mangiare! Io voglio spaghetti al pomodoro fresco e uno alla nerano, che li dividiamo tutti e tre. Ma la nerano, una pasta e patata e un purtroppo! La cosa che io faccio da napoletano, parlo solo in napoletano, tutta la giornata. Io pure, io alterno perché avendo la possibilità di comunicare a molte persone che mi seguono sui social, alterno con grande orgoglio, parlo in napoletano perché sappiamo bene che è una lingua e mi piace parlare in napoletano e traduco anche per quelli che non lo conoscono. Io canto. Ah, io canto, quindi Dio mi ha dato un dono meraviglioso che è il canto e quindi do espressione alle mie emozioni con la lingua più bella del mondo. Napoletano, è vero. Ok, facciamo una cosa. Tu fido tu, chef. Le assaggi prima che la tieni più bella. Gesù, perdono. Va bene così, grazie. Maronna. Il fatto, sai che cos'è? Io, ad esempio, e mio marito, amo, allora adesso basta, sono passate feste di Natale, non dobbiamo mangiare più. Marchigiate si passa e patate, voglio. Non mangiate voi. Che se si può mangiare, lascia perché. Nascere a Napoli ti dà la possibilità di riempirti già la pancia, come si suol dire, no? Tu già stai sazio. Bravo. Andrai altrove, vedrai dei posti, la curiosità c'è, però non è che tu torni a Napoli e dici è la più bella del mondo perché ci sei nato, ma perché a conti fatti quello che rappresenta questa città non è solo una bellezza paesaggistica. Il fatto è che poi quando vai da un'altra parte, io viaggio un po' per lavoro, un po' per piacere, quando vai da un'altra parte e ti dicono, ad esempio sono stato a Miami, Miami è bellissimo, quando sono arrivato a Miami, questo è un drive, io mi sono guardato intorno alla città e poi... Perché noi andiamo negli altri posti, nelle altre città, e andiamo sempre carichi di entusiasmo, sì, c'è un'accoglienza, però noi ci aspettiamo quell'accoglienza, hai capito? Cioè noi andiamo carichi di aspettative, di entusiasmo. E, è vero o non è vero che dopo 2 o 3 giorni, questo fa parte sempre dello status mentale napoletano, dice ma non mi fire sta, volessi tornare a casa. Aspetta, qual è la prima cosa? O mangiare. Mo che torna a mangiare piatti. Non voglio essere semplice. Mo che torna a mangiare piatti e pasta oppure mangiare io il caffè. Pure i rumori, voglio. I suoni, gli odori. Noi viviamo nello stato dell'abbandono. Cioè questa è una città che ha le sue piaghe, ha i suoi buchi, lo ha veramente, non è che no, se l'hanno abbandonata. Però perché? Perché far vedere solo quello? Perché far vedere solo i buchi e le piaghe di questa città? In tutti i paesi c'è un senso di appartenenza, ma qua c'è un senso di appartenenza proprio, te la dico in napoletano, come question me. E quindi in questo caso la sento mia, la sentiamo nostra ed entriamo veramente in difesa per lei. Ok. 2 insalate di rinforzo, 2 stufoli per non mi mettere in da su cosa. Poi un po' di 5 salsicce, il castagno da raccomando della giritta, fatta fotografia. Fatte le fotografie soprattutto delle olive, della composizione e il pomarolo un po' più rosso, troppo. Ti racconto un aneddoto molto molto semplice e molto piacevole. 7-8 anni fa, sai, si parlava di crisi, l'Italia è in crisi, questo o quell'altro, al che venne un giornalista milanese e mi chiese: senti, come supererete la crisi? Facci scusami, ma per noi è congenita, noi siamo da 30 anni in crisi, sono nati in da crisi praticamente, quindi è come se già avessi gli anticorpi ed ero già preparato proprio per questo mio modo di essere, il mio modo di essere napoletano, che già ti pone forse per certi versi in anticipo agli altri, perché vivi in una società dove ti fai forza a spintoni, dove l'idea nasce nel quotidiano. Mio padre pensò bene di mettere sul presepe una figura di attualità, che era quella dell'allora giudice Antonio Di Pietro. Fu talmente tanta la richiesta da lì nacque il pastore di attualità, e ben vengano pastori così, perché oggi sia a San Gregorio almeno vengono ancora tante persone, soprattutto persone giovani si sono avvicinate al presepe, perché c'è stata questa sorta di evoluzione presepiale. Quindi si passa dalla tradizione dove c'è la Madonna San Giuseppe e alla continuazione con questi pastori nuovi. Io ho un figlio, il mio più grande sogno, ma non lo dirò mai a lui apertamente, è quello che lui continuasse questa tradizione.
La napoletanità mi sembrerà strano, un modo di vivere, un modo che sicuramente è come se Napoli fosse una sorta di palestra dove tu ti alleni e questa sorta di allenamento ti consente di farti degli sforzi fisici, così la vogliamo definire. Napoletanità. A me non piace proprio questa parola. A noi napoletani, Napoli è piena, la tradizione ci sovrasta. Abbiamo una tradizione infinita, abbiamo una storia alle spalle. Però molte volte questa tradizione viene resa sbilenca dalla convenzione. Quindi bisogna liberarsi dalla convenzione per affidarsi alla tradizione e tradirla in maniera contemporanea. Anche Gomorra, che la cui è diventato lo stereotipo quasi della polemica, no? Gomorra racconta la Napoli, la parte peggiore di Napoli. Gomorra racconta una parte di Napoli, una parte che esiste. Perché Napoli è così, perché Napoli è contraddittoria, perché Napoli è bianco e nero, è chiaroscuro. Ma d'altra parte, se uno non scende proprio agli inferi e vede le tenebre, come fa ad apprezzare la luce? E ogni volta che Napoli viene raccontata attraverso le sue miserie, piuttosto che attraverso i suoi splendori, e sicuramente Gomorra racconta le miserie di Napoli, ogni volta che quindi si mettono le mani in una ferita, questa ferita, questa narrazione, questo racconto diventa monito e incantamento. E niente mi ha domandato, nulla. Ha già visto che cose quando cercano centro loro, trovano un vacante. È un odore a vacante per l'aria senza gente. Mi sa tutta che sta gente pure ha già senduto. Eppure loro l'uocchia, 1799 miei, sentetano all'unisono. Ma era giorno, era mezzanotte, quando annuncio, senza un velo all'anima, scorno su una tetta e guardavo qualcosa ancora. Questo apparente caos, questo caos studiato, ricercato, è in un certo modo una volontà di rispecchiare un carattere della mia città, di Napoli. A Napoli c'è di tutto, e c'è di tutto da sempre. È un negozio di antiquariato messo su così come erano i negozi di un tempo, dove il cliente può entrare e può fare la sua scoperta. Gli oggetti non sono mai sistemati come oggetti singoli nelle vetrine chic, ma c'è un apparente caos, questo caos dove si può rintracciare il proprio oggetto, il proprio frammento di bellezza. Un po' quello che poi ritroviamo nelle case napoletane, oggetti inglesi, oggetti francesi, spagnoli, orientali, sud europei come nord europei, norvegesi, austriaci. Napoli è stata sempre una città di transito e qualsiasi cultura, qualsiasi civiltà che è passata per Napoli, qualcosa ha lasciato e qualcosa ha preso. Una città che a volte fa sognare e ci fa sognare per quanto riguarda il nostro lavoro con l'oggetto antico. Con l'oggetto antico ci fa viaggiare. Cristian! Wow! Vai! Dagli fastidio! Il progetto Arrevuoto tende proprio a far partecipare sia i ragazzi del centro che i ragazzi di Scampia, delle periferie di Napoli, proprio insieme. Guarda che loro sono stati bravissimi, l'hanno fatta tutto quanto. Noi veniamo qua perché ci piace molto fare teatro, siccome che veniamo da un quartiere piccolo, povero di Secondigliano, non ci sono molte porte aperte, quindi abbiamo deciso di intraprendere la nostra strada facendo Arrevuoto. Ma? In realtà il teatro ci aiuta anche a vivere, perché il teatro a chi piace è vita. E essere se stessi, essere spontanei. Quando sali su un palco, come il palco di Arrevuoto, ti senti libera di esprimere te stessa, come esprimere le tue opinioni, senza paura che qualcuno ti possa bloccare. Il teatro è come se tu stessi su una striscia
e sai sempre che non potrai mai cadere, perché lui ti mantiene fermo lì su un punto fisso e ci porta ad andare avanti. Per noi il teatro è vita, è vivere, non abbiamo bisogno di nient'altro, ci basta lui. Ci saranno più soli gialli che soli rossi. Ci saranno più soli gialli che soli rossi. Lavorare per me in questo progetto, in questo laboratorio, specialmente a Scampia, che è la mia casa dove sono nato e cresciuto, non può farmi altro che gioire e vedere gioire ragazzini che non hanno possibilità, ma non conoscono forse altre strade, che questa la strada della cultura. Non è detto che possano innamorarsi anche loro del teatro o di qualche altra attività culturale e quindi cambiare sorti al proprio destino. Speriamo di andare avanti nel teatro e di continuare questa strada che abbiamo intrapreso. E ovviamente speriamo di continuare a recitare per Napoli, visto che per Napoli è fondamentale. Signori, andiamo su, iniziamo, iniziamo. Merda, merda, merda. Ma anche se io non sono nato a Napoli, vivo da sempre qui, è come se lo fossi nato. E negli anni 60, inizio anni 70, papà ha avuto una grandissima occasione, quella di cambiare la sua vita e negli Stati Uniti. Ma era così forte il legame con la città, così forte l'amore per la sua famiglia, che è tornato un'altra volta a casa e quindi ha costruito il suo cammino qui, ha avuto un grande successo. Napoli mi ha sempre regalato più di quelli che ho donato a lei. I miei figli crescono qui e noi siamo tutti orgogliosi di essere napoletani. Napoli è ingombrante. Napoli è una di quelle metropoli che lascia il segno a chi la visita. È bello far vedere chi siamo, forse per questo che la gente in questo momento sta venendo a Napoli. Io leggevo poco tempo fa una cosa in cui praticamente si parlava, è un articolo di un giornale di tanti anni fa, penso all'inizio secolo scorso, e parlava di come Napoli e Parigi erano le capitali culturali d'Europa. Londra al confronto era provinciale. È come si dice a Napoli, chiudo a fornire la carne sotto e mancare una coppa. Perché forse non siamo stati capaci di tenerla quella cosa, di avere quell'attenzione e quella considerazione che magari forse gli altri hanno e che noi abbiamo perso. Purtroppo, con un mio rammarico, non c'è più quella napoletanità che era sinonimo di fantasia, che non è altro che la sublimazione dell'intelligenza. Io vado sempre a Londra, adoro Londra tantissimo, perché credo che sia veramente la capitale della cultura e del teatro. E vedo questi musical che stanno per decenni nei teatri. A Napoli non c'è un teatro che faccio uno spettacolo destinato ai turisti, che racconti la storia di Napoli anche a livello musicale, perché si sa, le canzoni napoletane sono internazionali perché sono conosciute in tutto il mondo, anche al teatro. Teatro a Napoli era tanto tempo fa, era una fucina di attori, stiamo perdendo questo gusto del teatro. Perché? Napoli, dicono che Napoli è bello perché è baciata dal sole, ma io credo invece che Napoli è bello pure di notte, perché la notte è come se, come dire, la mattina c'è un pezzo rock che ti parte proprio nel tuo DNA. La sera magari ci può stare pure una samba, magari ci può stare una begin che ti accompagna. Vai, va, vai, 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 va, vai, 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 va, va. Vai, va, vai, 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 va, vai, vai, vai. Poi bello, dimmi. Fammi un bel caffè. Caffè, ho avuto una giornataccia, guarda, sto proprio stanchissimo, ristretto, molto ristretto. Ristretto, perché immagino hai bisogno di svegliarti. Sì, sto stanchissimo. Ed è sbagliato, perché tutti quanti pensate così, se vuoi svegliarti devi prendere un caffè lungo. Ma scusa, lo dice stesso la parola, ristretto, quindi più concentrato, quindi più forte. Signore, ristretto è sotto estratto. E meno caffeina. Sotto estratto, hai bisogno di più caffè, quindi un caffè lungo. Devi avere, lungo, lungo. Serve quello per svegliare. Sempre il solito napoletano, caffè ristretto. Vabbè, calmati, stai calmo. Tu l'hai preso il caffè lungo? Io ne ho presi quattro. Si vede. Fai presto, che ho fatto tardi, pure questa sera litigo con Sabrina. Sempre lo stesso problema. Sempre per quella cosa. Io tutte le sere passo per Piazza Plebiscito, poi ma come si fa? Io mi incanto, devo restare mezz'ora così in adorazione di Piazza Plebiscito. L'altra notte mi sono ritirato all'1:30. Sentire a me? Sì. Vuoi crescere? Sì. Te ne devi andare da Napoli.
Napoli è troppo potente, ti incanta troppo. Vuoi essere in orario, vuoi non vuoi litigare con Sabrina, devi andare da Napoli. Quindi io per crescere me ne devo andare da Napoli? Sì. Preferisco restare bambino, Paco, fammi il caffè. Napoli è una città che sa offrirti tante cose, sa donarti tante cose. Quello che vuoi, quello che vai cercando, Napoli ti dona. Se vai cercando, non so, il casino, il rumore, ci sta, ma è una città che sa regalarti anche dei silenzi meravigliosi. È una città che è forse unica in questo. Non credo che mi sto sbilanciando. Vabbè, io bevo comunque. A voi? Sì, Napoli ha questo potere di inebriarti, ha questo potere di stonarti, però c'è un problema, è che Napoli ha questa cultura meravigliosa, ma allo stesso tempo è anche schiava di questa cultura meravigliosa. Un esempio semplice e stupido è stato quello del caffè sottoestratto, del caffè ristretto, che è tipico napoletano. Ecco, il caffè tipico napoletano è probabilmente uno dei caffè, qualitativamente parlando, peggiori, perché parliamo di caffè robusto, poco arabico, molto ristretto, poco aromatico, ma è quello più venduto probabilmente al mondo, e quindi di conseguenza siamo schiavi della nostra cultura. E quando si parla di provare un caffè diverso, un caffè che sia magari lontano dalla cultura napoletana, ecco lo scandalo: non sei un vero napoletano. Napoli è meravigliosa, ma deve comunicare. Fare questo mestiere è un privilegio, perché hai la possibilità di parlare con 1000 persone al giorno, e queste 1000 persone al giorno ti danno un'esperienza in più, e questa esperienza poi la fai tua, e di conseguenza ci lavori su. Ecco, forse per capire bene Napoli bisogna fare il barista. Porchetti e sambuca! Porchetti e sambuca, potenti! Porchetti e sambuca! Contentissimo, come me la già dice? Io amo questa! Ci sta Amsic, qua ci sta Tepunga, mi so va! Io amo questa! Voglio bene, guarda di questo qua, mi ha detto una, voglio bene! Stop! Devo essere sincera, è più divertente quasi tifare a Londra che a Napoli, perché è come se entriamo in quel ristorante, nel ristorante, e ci trasformiamo, cioè siamo letteralmente a Napoli, trasportati a Napoli in a blink of an eye. Il calcio a Napoli è una religione, è l'unica grande metropoli italiana con una sola squadra di calcio, e questo già ci fa capire molto. Per me è sempre stata una questione di identità: quando scende in campo il Napoli, scendo in campo io, scende in campo mamma, papà, il fratello, la sorella. Credo che questo sia il concetto che mi ha sempre animato, anche nel raccontare il calcio, l'identità come popolo napoletano, come nazione napoletana. Passano i presidenti, passano i calciatori, passano gli allenatori, quello che non passa è il concetto d'amore nei confronti della maglia azzurra. Vai Ciro! Sappiamo in Italia come funziona. Noi abbiamo una squadra fantastica, veramente questi sono fantastici, però non lo apprezziamo. Cioè, una squadra che al secondo posto fa 10.000 persone e non va bene. Non va bene. Quelli che vogliono questo testimoniano quanto grande sia il Napoli. Poi è l'unica squadra che sono, mi sembra, un anno e mezzo, un anno, più di un anno che non perde in casa. Non diciamo. Voglio dire. Telecamera in alto! Essere napoletani è meraviglioso. Sempre e comunque, forza Napoli!
numero 27, ci vediamo dopo. Va bene, numero 27, ciao.